Siamo nel mezzo di un cambiamento di grande portata a livello scientifico internazionale. La psiconeuroendocrinoimmunologia si sta imponendo come un nuovo modello, un modello di carattere medico, ma non solo medico. La PNEI infatti ha come riferimento l'uomo nella sua interezza e quindi l'oggetto di studio della psiconeuroendocrinoimmunologia è l'essere umano nella sua dimensione biologica, nella sua dimensione psichica, culturale e sociale. Per questo la PNEI si rivolge non solo ai ricercatori in ambito medico, in ambito psicologico, agli operatori sanitari, ma si rivolge anche a tutti gli scienziati delle scienze sociali in generale, quindi della filosofia, dell'antropologia, della sociologia. Per semplificare possiamo dire che la medicina e la filosofia hanno lo stesso oggetto. L'oggetto è l'essere umano. La medicina e la filosofia si intrecciano e si rincorrono da sempre. La medicina nasce con la filosofia e possiamo dire che la filosofia ha un grandissimo impulso dalla ricerca medica. Questo accade orientativamente attorno al V, al VI secolo a.C., in modo organico, in modo sistematico, a Oriente e Occidente. E allora noi troviamo delle figure particolari, troviamo dei medici che sono al tempo stesso filosofi, dei filosofi che sono al tempo stesso dei medici, oppure quando troviamo dei filosofi che non sono medici, però troviamo dei filosofi che hanno una grandissima competenza medica. Fare due esempi che conosciamo tutti, Platone e Aristotele erano due filosofi non medici, che avevano una fortissima competenza medica. Platone conosceva in modo approfondito Ippocrate, la dottrina ippocratica e la scuola ippocratica. Aristotele ci ha dato un contributo rilevantissimo in campo biologico e in campo medico. E questo era vero anche in Cina, era vero anche in India, dove appunto la figura intrecciata del letterato che si occupava di medicina era una figura molto diffusa. Per esempio, non so quanti sanno che i più importanti trattati medici della medicina tradizionale cinese, per esempio di agopuntura, sono stati scritti da letterati e quindi da persone che professionalmente non facevano i medici, ma appunto svolgevano un altro ruolo e che però si occupavano anche di medicina. Questo intreccio in Occidente, in Oriente è durato fino ad oggi. In Occidente noi abbiamo avuto degli esempi molto importanti. Cartesio. Cartesio è stato un filosofo puro, eppure aveva delle conoscenze e coltivava delle conoscenze mediche e biologiche molto approfondite. Tant'è vero che ci ha lasciato un patrimonio scientifico dal punto di vista fisiologico e anatomico molto importante. Ma durante la Rivoluzione francese, quindi siamo alla fine del Settecento, c'è stato un periodo breve, ma a mio avviso importantissimo, di intreccio ancora una volta tra medicina e filosofia. È stato il cosiddetto movimento dei medici filosofi e quindi di Cabanis, di Bichat, della Société des Mutations Médicales, che aveva come obiettivo proprio quello di rifondare la filosofia e la medicina. Ecco, noi stiamo riprendendo questo filo antico che rimette insieme la riflessione sull'uomo come dato biologico, come dato culturale, psichico e sociale. La PNEI ha questa ambizione, rifondare un paradigma olistico sull'essere umano nella sua interezza, usando la scienza moderna, quindi usando la biologia molecolare, usando la fisiologia, le neuroscienze e integrando queste conoscenze scientifiche in un paradigma di carattere culturale generale.
E qui abbiamo molti esempi di questo ragionamento, della pregnanza di questo ragionamento. Nell'ambito della filosofia della mente, e quindi della filosofia, della psicologia, delle neuroscienze, si è passati nell'ultimo periodo per una critica molto radicale a quella che era la tradizionale concezione della conoscenza disincarnata. Quindi una critica all'esame dei processi astratti della conoscenza, a prescindere dalla loro incarnazione in un essere umano concreto. E questo è un dato molto importante. Quindi la mente incarnata è un dato epistemologico molto importante. Ma se noi andiamo a vedere però nel concreto, spesso questi filosofi della mente presuppongono la mente incarnata, ma poi non sanno niente della mente incarnata, mi spiego. Nel senso che poi non mettono in campo delle conoscenze biologiche vere. Mente incarnata che vuol dire? Vuol dire che i processi conoscitivi sono influenzati da quello che mangi, dal lavoro che fai, dall'attività fisica, se la fai o non la fai, dalle tue relazioni affettive, sessuali, dal tuo contesto sociale. Tutto questo è traducibile poi in fisiologia, in neurofisiologia. Ecco, il nostro obiettivo è quello di riempire di contenuti biologici, di contenuti scientifici, dei presupposti epistemologici importanti che però altrimenti rischierebbero di diventare sterili. La conclusione di questo ragionamento qual è? La conclusione è che noi oggi, proprio poggiando sui punti alti della ricerca scientifica, quindi non a prescindere la ricerca scientifica, ma appoggiando sulla biologia molecolare, sulle neuroscienze, riusciamo a riempire di contenuti l'olismo e quindi a descrivere in termini scientifici quello che fino ad oggi era impossibile descrivere e quindi a dare, per esempio, un senso anche alla grande tradizione della medicina psicosomatica, perché la grande tradizione della medicina psicosomatica oggi può realizzarsi e inverarsi nel momento in cui con la PNEI riesce a descrivere le vie di comunicazione tra le emozioni e il livello biologico e viceversa tra il livello biologico, le emozioni, la psiche, eccetera. Questo è il nostro lavoro, questo è il paradigma della PNEI ed è per questo che in questo paradigma stanno confluendo moltissime professionalità ed esperienze di ricerca diverse perché trovano appunto una cornice unitaria comune.